Ciao, buonasera, auguri a tutti. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno e felicità. Vieni qua, che cosa ti è piaciuto di questo castello? Tutto. Cosa ti avevano detto il Babbo che Natale? Che non esisteva. E invece esiste Babbo Natale? Sì. L'hai visto? Sì. Bambini, Babbo Natale esiste. Caro Babbo Natale, vorrei la bici elettrica e basta. Ma te la sei meritata? Sì, sì. Sicuro? Sì. Sicuro, sicuro? Al 100%. Allora, è il momento per tracciare un bilancio di metà stagione, diciamo così. Come sta andando? Il bilancio è positivissimo, non ci aspettavamo tanta gente, veramente un tripudio di felicità, di bambini, di famiglie. Stiamo toccando le 20.000 presenze, non ce l'aspettavamo neanche noi dopo appena 2 settimane. Possiamo dire tranquillamente che ci stiamo riconfermando come turismo natalizio in Capitanata e forse non solo in Capitanata, ma in tutta la regione. Allora, quest'anno abbiamo avuto un grande sostegno da parte della FISM, della Federazione Italiana Scuole Materne, grazie anche al Presidente regionale Fabio Daniele. Dobbiamo anche dire che abbiamo avuto un sostegno importante anche dall'AVIS, che ci ha pubblicizzato in maniera importante, e sono anche arrivati tanti donatori Avis qui. E un'altra cosa, abbiamo fatto la felicità di tanti bambini anche disabili, perché l'ingresso è stato gratuito per loro. Com'è questa esperienza al Castello di Deliceto? Beh, certamente è un'esperienza interessante per noi e per i nostri bambini, perché l'accoglienza che abbiamo ricevuto è stata veramente della massima gentilezza della popolazione di Deliceto. E quello che vorrei dire a tutti i sindaci dei piccoli paesi del Subappennino di prendere iniziativa, non solo con il Castello di Deliceto, ma con altre iniziative gastronomiche, ambientali, che interessino tutto il circondario, perché Foggia dovrà crescere in questo senso, anche con il turismo. I wanna wish you a Merry Christmas.